salute e prosperità. No, casomai è lunga vita e prosperità, eh. Tu dici salute e prosperità. Pace, No, io non dico salute e prosperità. Taci, amore. baby. Pace e bene. Come saluto io adesso? Ah! Ciao a È che tutti. non sei Adele, No, lo so, non sono Adele. Però ormai è diventato il mio saluto del 2016. eh? Ok. Bacio la mamma. Quindi si adegueranno tutti. Emilia Romagna. Sì, Emilia Romagna. Quindi si adegueranno. Si ade... magari non gomitarmi nel naso. Attenta! Quindi, scusate Buongiorno. che praticamente c'è il sole che ce l'abbiamo qua, no? Perché noi non abbiamo le tende. E No, quindi. perché dobbiamo ancora sceglierle. E quindi Tanto, abbiamo è un anno che viviamo qua, quindi quindi. è un'illuminazione che fa cagare, ma Intenso. intensa. Tra l'altro è gialluna, che io odio, come ormai tutti sanno. Quindi dipende dal sole. Cambiamo stella. Comunque, E ancora la tosse. oggi vi facciamo vedere un po' di pacchettini che mi sono arrivati. Lui è semplicemente qui a fare da porta pacchettini, perché in Non realtà è il... vero, perché questo qua è nostro, non è tuo. Vabbè, gli altri due sono miei in realtà. Ecco. Il primo pacchettino che vi facciamo vedere è inviato, no, quello là. Me l'ha mandato Monica con addirittura il mio logo, Ah, capito? figata. Cioè, il mio logo, insomma, la mia immagine. È una ragazza che si chiama Monica, che ha Pensiero un... stupendo. Esatto, Pensiero Stupendo Lab, lo Lab, ha legge anche un qua. sito che si chiama Ok. così, pagina Facebook, sito, eccetera. Pensiero Stupendo Lab, dai! Così si vede bene. Sì, poi comunque come al solito ovviamente trovate tutti i link sotto e lei praticamente ha questo laboratorio in cui fa dei gadget personalizzati. Quindi ha voluto mandarmi un paio di cosine, una cosina, un paio di cosine, non lo so perché non l'ho ancora aperto, Mandato una scatola. quindi non so che cos'è Una scatola e fragile. l'apriamo insieme così guardiamo che cos'è. E quindi apriamo. Apro. Sì. Ci provo, perché qua c'è sono secchini di scotch e ho preso il taglierino, quello che non taglia. Bravo, bravo, no, ma bravo, è bravo. Scusa Maria, Bravo, io bravo. esco. Scusa Maria, ma io esco. Sicura, fa un po' freddo. Ah, mi ha scoraggiato la schiena, che bello. Ok, ce l'ho fatta. Yeah, fai vedere? No, in realtà si vede. Sì, dai, Si vede, possibile. si vede. Tutto super impacchettato. Addirittura. Papà, si trova. La regina mi dà. Anzi, aspetta. La regina mi dà delle ramucchette lavorate. Insomma, c'è una cacca di plastica in testa. Allora. Altra Non faccio più i video con te comunque. plastica. Allora, tanto è il regalo mio, quindi tieni giù, Il un'anima regalo è mia. mio, me lo gestisco io. La Scusa, palla è mia, tu non scusa giochi. Maria. Allora, Scusa Maria, io esco. Se non sai le se cose, non sai le cose, salli. salle. Tanto non cresce. Oddio. Forse le piace, però non sono sicuro. Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? No, ma veramente. No, ma. Vabbè, fate com'è. Aspetta, No, ma veramente. No, ma veramente. No, aspetta, aspetta, aspetta. no, Prendi il la fu. forbice. No, no! Io chiamo la Lei 1 adesso, eh. Cioè, non so. Ti faccio venire a prendere. Allora. Dalla Calapiacani, non so. Ma stiamo scherzando? Cioè, non ci posso credere. Non ci posso credere. È bellissima. Ma stiamo È bellissima. Ma telefono nuovo con... Oh, guarda! Oddio, no, allora ve la devo far vedere bene. aspetta che c'è il Aspetta, riflesso. tiro via dalla plastica, aspettate. No, Sono cioè, no. impazzita. No, cioè, non ho parole, veramente. Allora, intanto c'è... C'è anche Sì, dentro, eh. aspetta. Allora, intanto c'è il suo bigliettino da visita, che è questo qua.
E lei ha, ovviamente ha tutti i suoi contatti. Poi, ripeto, li trovate tutti sotto. Nel box di sotto. Ma che figata! È bellissima. Cioè, allora, parliamone. Parliamone. Che bello. Parliamone. C'ha tutti i teschietti. Ma quelli al lato non li avevo visti, sì, ma sì. Pensate... C'ha tutti i teschietti ai lati. E c'è anche il suo logo qui all'interno. E la, l'immaginina di Biancaneve. Biancaneve, vabbè dai. È Biancaneve, tutta in versione dark, con i tatuaggi, il rossetto nero. Allora, parliamone, perché io sono follemente innamorata di questa cover. Non ci posso credere. Tu sei matta. Che bella. È bellissima. Poi è, cioè, è... Cioè, bella robusta. È molto non possiamo robusta. Provarla perché stiamo registrando col telefono. Sì, non posso provarla perché il telefono lo sto usando, quindi... Che figo! Cioè, ma io non ho parole. Ma faccio veramente questo? Non ho parole. Ok, allora. No. Ma dai! La scatolina sì. Tanto ho tagliato lo scotto. Altra scatolina. Apro, apro. Sto aprendo. Oddio. Un'altra cosa. Ah, sto malissimo. Allora, un'altra cosa, sempre con questo logo. Questo logo. In realtà non c'è, cioè, allora... Non è proprio mio, però fa niente, facciamo finta che sia io. Che senso? È quello che usi? Sì, sì, sì. Ah, c'è il logo? Sì, l'hai utilizzato, sì, l'hai modificato un pochino però. Sì, l'ho modificata, è un'immagine che io ho trovato su Google tanto tempo fa. E... Una galassia lontana lontana. Una galassia lontana lontana, che poi io ho modificato, quindi insomma, comunque è mia. Abbiamo una calamita. Su frigo, su frigo. Su frigo. Sempre con il bigliettino da visita, cioè impacchettata in questa bustina con il suo... E poi... Sempre con i miei loghi. Anche l'adesivo. L'adesivo? L'adesivo. Bella. Cioè, la mia tazza, hai capito? La mia tazza. La mia. È bellissimo. La mia tazza. Parliamone. Andare dentro. È semplice. Cioè. La mia tazza. Adesso mi cade. La mia tazza. No. Sono veramente estasiata da tutti questi regali. Soprattutto da questa. Sono piacevolmente... È la poi mia tazza. Sì. E poi ha fatto... Oddio, ci ha messo l'unghia, guarda. Sì. Cioè, ha messo l'unghia, capito, nel ditone. Dov'è qua? Va bene. E quindi, cioè, non so cosa dire, sono molto, ma poi vabbè, al di là dell'aver fatto qualcosa così bello per me, comunque sono cose veramente fatte bene. Sì. E quindi, e grazie. Cioè, grazie un sacchissimo ovviamente, e quindi mi raccomando, se volete vedere un po' tutto quello che fa, farvi fare qualcosa apposta anche qua, ci ha messo l'unghia sul ditone, non l'avevo vista. Se volete farmi fare qualcosa, trovate tutti i suoi contatti, ve li metto qua sotto nel box. Mi raccomando, andate a vederla perché, come potete vedere, fa delle cose fantastiche. Grazie, grazie tantissimo a Monica. Un bacione enormerrimo. E poi, andiamo avanti? Bello. Vai. Andiamo. Facciamo qua. Andiamo avanti. Andiamo avanti. No, così avanti. Poi pacco numero 2. Pacco numero 2. Ok, bravissimo. Che me lo manda un'altra ragazza che si chiama Marlene Veleno. E anche lei ha questo sito. Vi metto anche di lei tutti i contatti qua sotto. Divelenosamente.com è il suo sito. Okay. Fa a mano berretti e altre cose che in questo momento mi sfuggono. Comunque trovate tutto qua sotto. Che lei mi ha mandato una cosina. No, non mi tagliare i capelli, ti uccido.
Attenta. Allora, questo è il suo pacchettone. Velenosamente. Sì. Velenosamente.com. Where your imagination? Mamma mia. Il mio inglese qui, Altro che. Altro che Oxford. Proprio. Sì. Capito? Aspetta, qua abbiamo. Aspetta. Allora, prima abbiamo. Aspetta. Praticamente, ecco, lei fa tutti dei berretti, cioè in questo caso berretti, parliamo, e ognuno, ogni, come si dice, ha una linea gatto, se non ricordo male, e una linea coniglio, e ogni, però, berretto ha un suo stile. Quello che io ho scelto si chiama... Black? Questo. Skrink. Scritto anche qua. Ah sì, Black Skrink. Ah, che è praticamente il bianconiglio chiama rock. Carattere forte, sì, carattere forte, in soffice pelo total black, questo bianconiglio è deciso forte, un leader per eccellenza. Black Skrink è di un'eleganza moderna, sempre all'avanguardia, conquista con la sua determinazione a mandare concerti, tra la folla si sente a proprio agio, e in generale canta a squarciagola. Questo bianconiglio regala energia vitale, vibrazioni intense e aiuta a raggiungere con fermezza i propri obiettivi. Vibrazioni intense. Ok. E quindi io ho scelto questo Bereton. E il Bereton? Method Color o Bereton? Il Bereton. Oddio che bello. Ah, c'è anche gli adesivi. Ah, che figo. Bello. Esco l'adesivo, ti dico cosa c'è scritto. C'è scritto velenosamente, velenosamente.com. Non è vero. Where your imagination. Non è vero. Sì. No, hai sbagliato. Fallo vedere. Hai sbagliato. Fallo vedere. No, hai sbagliato, basta. Adesso te lo attacco in fronte. Hai sbagliato, basta. Attacco qua. Qui abbiamo l'etichetta. La sua etichettona. Oddio, che belli. La sua etichettona. I suoi pistolini. I suoi pistoli. E adesso, se non sbaglio, allora, questo essendoci l'etichetta è sicuramente dietro. Ok. Ah, ok, no, se cerco di capire cos'era sto casino, sembra che stesse crollando un palazzo, no. No, è la centrifuga, no, è la centrifuga della nostra lavatrice. Ah, vero, è la centrifuga della nostra lavatrice. Comunque. Se sentite un rumore di roba che crolla, è la nostra lavatrice che fa la centrifuga. Altro che regina medala. C'è anche il fiocchettino qua. Cioè, ma poi è corpo, non so come dire, è corposo, è grosso. Queste orecchie sono rigide, sono cicciose, sono bellissimo. Grosse. Ah, ovviamente pelo è sintetico, non è ovviamente pelliccia. Pelo sintetico. No, specifichiamolo, perché a scanso di equivoci. Fosse stato il contrario non l'avrei mai non l'avrei mai accettato, insomma. Bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Tiene un caldo. Tiene un caldo d'atti. Questo puoi usare anche come coprinaso. Guarda. Ecco. Quindi niente. Cioè, anche di questo sono molto molto contenta. E un milione di complimenti a Marlene. Perché bellissimo. Veramente sono fatti da Dio questi bottoni. Guarda che sono che ho scusate. Guarda. Aspetta, hai sentito un rumore? Beh, ora prendi una carota adesso. Quindi niente. Ok. Andate a vedere tantissimo anche i suoi, tutti i suoi corpi. Che... Lei. Dai. Non ce la faccio. Il suo sito. Il suo sito? I suoi prodotti, le sue creazioni. Tutte le sue creazioni, tutte le sue cose. Perché non riesco a farvi capire. La vita nelle orecchie. Non riesco a farvi capire probabilmente la consistenza, ma cioè. Sì. È cicciosissimo. Sì, sì.
bello imbottito, è sicuramente tiene bene caldo. La forma è giustissima. Sì. Cioè. Non ti è grande né stretto. No. E poi dentro puoi pettinarti anche il berretto. Sì, posso pettinarmi anche il berretto. Quindi, questo è quanto. Mando un bacione grandissimo anche a Marlene. E vi invito nuovamente ad andare a vedere il suo sito. Perché fa veramente tantissime cose bellissime. Ok, quindi, aspetta, che non so dove appoggiarlo. Dammi. Tiene caldo da matti. Te l'ho detto che è comodissimo intorno alla testa, che bello. Poi copro le orecchie vere e poi tu senti con queste. E certo. Wow. Complimenti davvero, grazie mille. Mi raccomando, fate tanta pubblicità, sia a Marlene che a Monica. Sì. A tutte e due, perché fanno delle cose bellissime. L'ultimo pacchetto invece è un regalo di Natale che ci è arrivato da una coppia di amici inglesi che abbiamo conosciuto qui a Ferrara durante il FeComics. Mm. Molto appassionati di steampunk e quant'altro. Mm-hmm. E hanno partecipato al raduno che avevamo organizzato io e Chiara per il FeComics 2015. Mm-hmm. Sì. E ci hanno inviato una scatola, insomma un regalo di Natale. Questo che è meraviglioso. È un berretto con la patch del gruppo di cui fanno parte, che è lo Steampunk Resistant Movement. Mm-hmm. È bellissimo! Poi ci hanno inviato delle patch. Sì, una patch che è sempre quella come quella che c'è sul berretto. Sì, per Chiara. Poi quest'altra patch del White Rose Yorkshire Steampunks. Mm. E quest'altra patch che penso sia sempre di un gruppo di cui fan parte. Sì, onestamente non abbiamo ben capito, ma... No, mi sono dimenticato di andare a guardare. Mm. E poi? Poi, questi braccialetti. Quelli tipo a molla. Bellissimi. Meravigliosa. Sì. È una scatola... Una scatolina in... sarà ottone, sembra più ottone. Sembra più, anche a me sembra più ottone. Con dentro sembra un plettro, ma in realtà è un gommino per il telefono. Un pennino per il telefono. È bellissimo. Stupendo. Ma sembrano di quelle, cioè sembrano di quelle scatoline tipo da ma quelle proprio vecchie, cioè con addirittura l'interno. Probabilmente è un po' vecchiotta. Sì, l'interno in velutino, sì. Tutte queste cose qua. È bellissimo. Cioè... Bellissima. Poi ci hanno mandato gli strofinacci del Yorkshire. No, quello due. O questo? Oddio, oddio, faccio la casino. Caduto tantissimo. Dai! Lo Yorkshire tea. È bellissimo questo qua. Cioè, è da appendere perché da usare. Sì. Sono due, sì. Sì, sono due. Sono due uguali. Sì. Per finire, siccome ci mancano, non abbiamo a sufficienza, diciamo, ci hanno mandato appunto lo Yorkshire Tea. È una confezione di tè dello Yorkshire, che praticamente è una miscela di tè che è stata studiata apposta per essere gustato meglio con l'acqua dura, quindi acqua che ha dentro molto calcare. Sì. Ma una cosa un po' particolare, sì. Poi non l'abbiamo ancora lo assaggeremo in un prossimo video magari. Sì. E poi vabbè, questo qua è il loro bigliettino con il loro sito, che comunque vi metto qua sotto. Mm-hmm. Sono meravigliosi. Sì. Sono meravigliosi. Due signori probabilmente o comunque benestanti o comunque in pensione tutti e due. Secondo me sono benestanti. Va bene, lavora ancora. Sì? Sì, lei è sensitiva, cartomante, quella cosa. Ah, vero. Ricordi? Comunque sono due signori... Sono meravigliosi. Non so come definirli, cioè, sembrano proprio i classici inglesi, cioè, se voi vi immaginate due signori di una certa età inglesi, sono loro, e sono fantastici, soprattutto quando sono comunque vestiti in stile steampunk. Ma sono poi tutti e due frequentano molte
fanno anche, credo che facciano anche tipo sfilate o cose di questo genere. Rievocazioni storiche. Rievocazioni storiche. Così, sì, quindi sì. Lei ha tantissimi vestiti proprio stile 700, 800 o cose tra così. Tra l'altro, qua durante il FeComics, cioè, loro erano in vacanza in Italia per i cavoli loro. Avevano fatto un viaggio lungo l'Europa e l'ultima tappa era l'Italia ed erano in vacanza a Venezia. E per caso hanno incrociato un gruppo di ragazzi di steampunk che stavano facendo una passeggiata steampunk a Venezia. Allora si sono avvicinati e gli hanno chiesto un po' di informazioni perché anche loro sono appassionati. Gli hanno dato il nome del gruppo Steampunk Nord-Est di cui anche noi facciamo parte. Loro sono andati nel gruppo, hanno visto quali erano un po' gli eventi dell'anno e hanno scelto, visto che era nel periodo anche in cui loro erano ancora in Italia, di partecipare ad uno di Ferrara. Quindi praticamente hanno cercato un albergo per qualche giorno qua a Ferrara e da Venezia sono venuti apposta qui a Ferrara per partecipare al raduno. Sì. La cosa straordinaria è che dietro con loro nei bagagli avevano dietro i loro costumi steampunk, sì, perché hanno raccontato che loro quando sono in giro sempre se li portano comunque a prescindere sempre dietro. Sì. E quindi perché non sanno mai se magari possono trovare, se può capitare, può capitare, e quindi loro se li portano sempre questi, sì, costumi. Tra l'altro lei aveva un cappello che era meraviglioso, sì, perché aveva delle miniature di teiera e tazzine, sì, cioè era, sì, era una cosa spettacolare. E poi hanno la cagnolina, non mi ricordo più. Non mi ricordo più se è maschio o femmina. Non mi ricordo. Insomma, comunque hanno un cagnolino che se lo portano anche questo sempre dietro con loro. Sì, è di un'obbedienza allucinante. Sì, obbedientissimo. Eravamo lì in giro per la piazza, c'era il cagnolino che si distrae un attimo lì, guarda lì, lo guarda, sit, il cane l'ha guardato. E si è seduto. Si è seduto e basta, non ha più fatto niente, una statua di cera, lì. Fantastici. Sembra un cane di ceramica, lì seduto fermo. E quindi niente, vogliamo mandare un bacione anche a loro? Sì. A Kenneth. Kenneth e Kathleen. Kathleen, è vero. E niente, questo è quanto. E nulla. Detto questo, io andrò a letto a dormire. Spero che il video vi sia piaciuto. Io mando ancora un bacione enorme sia a Monica che a Marlene. Se il video vi è piaciuto, mettetemi un like, scrivetemi qualche commento, qualcosa, insomma fate quello che volete. Io vi mando un bacione, mi raccomando iscrivetevi se vi va e ci vediamo al prossimo video. No, ci vedremo mai più. Non è vero. Questo è l'ultimo video e Chiara abbiamo deciso di tornare sul nostro pianeta. Ma non lo devi dire. Sì, siamo alieni venuti dallo spazio. Non lo devi dire. Non dovevo dirlo? No. Ops. Vabbè, tanto li sterminiamo tutti così non se lo ricordano. Bene, infatti. Ciao.